Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo tornati in un video unboxing, sì, perché mi sono arrivati due prodotti veramente da poco e non vedevo l'ora di recensirli insieme a voi. Si tratta innanzitutto di cuffie wireless, ok, e successivamente di uno smartphone, un Mi 10X. Ne avete già sentito parlare perché ci ho dedicato due video sul canale in cui andavo a dire le specifiche tecniche. Ovviamente tutto ciò, quello che riguarda lo smartphone, l'ho già detto in quei due video, quindi vi rimando con i link che metterò in descrizione e nelle schede di questo video a vederli per sapere tutte le informazioni relative a questo telefono. Innanzitutto in questo video andremo a unboxare questi due prodotti e ovviamente vi darò le mie prime impressioni e la mia recensione. Vi prego di scusarmi se ho i capelli in questo modo, ma sto attendendo che mi crescono perché non vedo l'ora di averli lunghi come prima. Quindi ragazzi, direi di trasferirci sulla nostra videocamera principale per poter andare a spacchettare i nostri due prodotti. Ok ragazzi, quindi possiamo proseguire con l'apertura del primo pacco, che è ovviamente il telefono Mi 10. Quindi togliamo innanzitutto tutto ciò che non ci serve. Allora, appena aperto troveremo la lettera di ringraziamento, un bigliettino di ringraziamento da parte di Mi 10, eccolo qui. Successivamente troveremo anche lo spinotto per rimuovere la SIM e un libretto di istruzioni che non ci servirà. All'interno della scatola, ora non vedete niente perché ho già rimosso i prodotti, troveremo questo qui che è il caricabatterie di Mi 10, che ovviamente è incluso nella confezione, ma non vedrete invece le cuffie. Quello che ci interessa a noi è il telefono. Come vedete le dimensioni sono abbastanza più grandi di quelle di un iPhone, saranno circa un pollice e mezzo in più, infatti questo dovrebbe essere di 5,8, questo di 6,5, 6,5, non lo so precisamente. Comunque io andrei anche a rimuovere la cover in modo da farlo vedere esteticamente come è fatto. Eccolo qui, c'è una finitura ovviamente rossa, tre fotocamere e di sotto il flash. È presente la grande angolare, la modalità notte e la fotocamera ovviamente normale, che permette uno zoom fino a 2x. Il telefono è sottilissimo, io andrei anche a rimuovere la copertura del mio iPhone X in modo tale da confrontare l'estetica dei due telefoni. Eccoli qua. Quindi davanti l'iPhone X è così, davanti Mi 10X è così, mentre dietro l'iPhone X presenta soltanto due fotocamere, mentre Mi 10X ne ha tre, compresa la grande angolare. Caratteristica fondamentale è ovviamente che l'iPhone X mi riconosce anche col Face ID, 100% funzionante, mentre Mi 10X sì, presenta lo sblocco col volto, ma la principale modalità di sblocco è praticamente questa qui, che è il feature print integrato ovviamente sullo schermo. Ho provato a farla più volte, quando sporco lo schermo il Touch ID non funziona, ma basta pulirlo un attimo e vedete, funziona 10 volte su 10, veramente veramente impressionante, perché da un telefono di questo prezzo non me lo sarei mai aspettato. È molto fluido anche nell'apertura comunque delle app, come per esempio Instagram, ci mette veramente poco ed è veramente veramente fluido, magari per gestirmi le mail, per visualizzare video o comunque per leggere articoli, blog, utilizzerei molto di più questo, perché comunque è una visuale più ampia. Andiamo alla fotocamera. La fotocamera, spero che comunque state riuscendo a vedere, presenta la modalità foto, la modalità video, che si apre ovviamente il flash che sta qui dietro, successivamente la modalità rallentatore, che sarebbe una sorta di moviola, e poi anche questa che presenta, diciamo, la possibilità di operare short video, che sarebbero video un po' più corti dei video normali. Poi tornerei indietro al 48, eccola qua, 48 megapixel era la risoluzione della fotocamera, stereo, e poi la panoramica, se riesco a cliccare, ok, eccola qua. La modalità grandangolare, ovviamente dovete recarvi sulla sezione foto, qui sempre sulla videocamera, e toccare questo tastino a destra, anzi a sinistra, e come vedete si attiva la modalità grandangolare. Eccola qua.
ha ovviamente un angolo di visione che è circa di 120-130 gradi rispetto comunque al modo normale di riprendere e registrare video, quindi è veramente veramente ottimo. Questa è la foto praticamente che è uscita a un piatto di frutta che ho fatto con l'Umidici X, però direi che sono abbastanza felice che mi sia arrivato, anche perché l'ho aspettato tanto e comunque è un buon telefono da comprare come muletto. Nella confezione e nello scatolo era presente anche la cover. Ora direi invece di passare al tema principale. Eccole qui, sono praticamente le cuffie di AOK, prezzo ovviamente di 100€, presentano la cancellazione attiva del rumore, ovviamente presenta anche un case che è abbastanza grande per quanto riguarda le dimensioni, in tasca ovviamente si noterà, però permette di caricare le vostre cuffie per 2,5 volte. Questo significa che non dovrete ricaricare il case per, diciamo, più di comunque 3 giorni, e questo permetterà di utilizzare le vostre cuffie 24 ore di seguito con una carica del case. Le cuffie permettono di utilizzare e di ovviamente sentire musica per 7 ore di riproduzione al giorno. Vengono ricaricate dal case circa in un'oretta, mentre il case si ricarica in un'oretta e 50 minuti, un'oretta e mezza. L'apertura del case ovviamente avviene in questo modo, quindi girando la parte superiore. Qui ci sono dei LED che si accendono quando lo mettete in carica e segnalano lo stato del caricamento per quanto riguarda il case. Le cuffie presentano, come ho detto, la cancellazione attiva del rumore, che funziona veramente veramente bene, anche perché riducono i rumori ambientali fino al 30-40%. Ma andiamo all'apertura del pacco. Dentro il pacco non ho trovato altro che le due cuffiette e il case, poi il caricatore dotato di USB-C, mentre qui ci sono i gommini che permettono di inserirli al posto già di quelli inseriti nella confezione, e anche un cavetto, come potete ben vedere, per attaccare le cuffie attraverso questo cavo per non perderle magari quando fate attività fisica o comunque qualsiasi altro sport. Si inseriscono nell'orecchio in maniera abbastanza buona, sono abbastanza aderenti, quindi attraverso questo movimento, ok, già non sto sentendo neanche la mia voce, mi sento proprio rimbombare. Figuriamoci se metto comunque quest'altra, proviamo. Ok, in questo momento sento la mia voce proprio dentro il cervello, non so come descrivere questa situazione, non sto capendo se sto gridando oppure no, però dettagli. Comunque, come vedete, resistono a tutto, sì. Ok, è partita anche la musica, perché non ve l'ho detto, ma queste due cuffie sono anche touch. Quindi andiamo a prendere un attimo il libretto di istruzioni, che stavolta serve perché mi ha aiutato a capire in che modo comunque utilizzare il touch presente sulle cuffie. Allora, ve lo spiego semplicemente: il doppio tap su entrambi i dispositivi, quindi entrambe le cuffie, un singolo tap fa partire la musica. Quando ricevete una chiamata, un singolo tap e un altro singolo tap fa aprire la chiamata, quindi vi fa rispondere ma vi fa anche chiudere. Successivamente, triplo tap, quindi 3 volte su tutte e 3 le cuffie, così partirà praticamente Siri sul vostro iPhone, quindi sì, potete utilizzare Siri, sono compatibili. Successivamente potete sull'auricolare destro effettuare una pressione prolungata per alzare il volume, e sull'auricolare sinistro, sempre con una pressione prolungata, potrete procedere ad abbassare il volume. 2 tocchi per questo, 3 tocchi per quello, ci dovete soltanto fare l'abitudine, ecco. Per il resto si connettono ovviamente via Bluetooth, sono resistenti all'acqua, ciò significa che potete utilizzarli ovviamente anche per fare attività fisica, quindi direi che le cuffie hanno superato il test al 100%. Appena li rimuovete, invece, il vostro iPhone o il vostro telefono in generale li riconoscerà automaticamente, nella maggior parte dei casi si connetteranno praticamente subito, quindi sono molto simili a degli AirPods da questo punto di vista. Queste sono delle altre cuffie wireless che ho fatto anche un video sul canale, eccole qua. Sono della stessa comunque grandezza le cuffie di queste qui nuove che ho comprato, quindi della AOK. Ok, mi è volata una cuffia, eccole qua, sono della stessa grandezza, ma comunque, come vedete, il case è abbastanza differente, e questo è un case simile comunque a quello delle AirPods Pro, quindi vi fa capire comunque la differenza della grandezza. Altre cuffie AOK ovviamente che avevo ricevuto in passato sono queste qui col cavo, e sono anche queste Bluetooth, sono in ear, presentano una cancellazione del rumore, ma comunque c'è questo filo che
non le rende abbastanza professionali. Si era stoppata la GoPro, ma ricominciamo. Vi lascio tutte e due i link in descrizione, sia di Humidi GX sia delle cuffie wireless di Aukey, anche perché sono due prodotti che possono essere utilizzati insieme e potete portarvi a casa tanta qualità a basso costo. Ma ora direi di ritornare nella nostra webcam della mia stanza. Ok ragazzi, ho due flash sparati in faccia adesso perché sto utilizzando i flash dell'iPhone X e i flash dell'Humidi GX e poi mi dite che non sono professionale. Comunque io direi che per questa recensione possa essere tutto. Vi ho fatto vedere le nuove cuffie che mi sono arrivate di Aukey, link in descrizione, costo di 100€, sono cuffie che comunque valgono quel che costano perché hanno la riduzione attiva del rumore simili alle AirPods Pro. Successivamente vi ho fatto vedere anche il Humidi GX, link anche di questo prodotto in descrizione. Ci ho fatto anche due video se volete sapere qualche cosa in più per quanto riguarda le specifiche tecniche, hardware e software dell'Humidi GX. Vi lascio link in descrizione dei due video precedenti che ho fatto e anche nelle schede. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti ragazzi! Why you still looking at me? Why you still looking at me?